Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Nuovo appuntamento con Speciale Calcio, un saluto da Pietro Cesaro. Settimana caratterizzata dalle coppe europee per club, con le nostre squadre impegnate sia in Champions League che in Europa League. La sconfitta dell'Inter 3-2 in casa del Borussia Dortmund, inaspettata per come era partita la squadra nerazzurra nel primo tempo, l'1-0 con azione personale di Lautaro Martinez, che anziché servire Lukaku conclude in gol di sinistro. Da registrare una parata decisiva di Handanovic su Goetze poco dopo, il 2-0 con azione corale partita da un lancio dalla parte opposta sempre di Lautaro Martinez, molto attivo in questa prima fase della partita, e conclusa in rete da Vecino. Nella ripresa la riscossa del Dortmund con l'1-2 siglato da Hakimi, la cui conclusione va in gol anche se con un tocco sbucciato, ma comunque ha raggiunto l'obiettivo, quello di accorciare le distanze per la sua squadra. Il 2-2 di Brand con un diagonale servito da un'azione partita da un fallo laterale dell'Inter gestito molto superficialmente, che ha consentito portarsi in gol per il 2-2, e il 3-2 ancora di Hakimi per il KO definitivo dopo un 1-2 in area. Tra l'altro Politano per l'Inter era entrato al posto di Lukaku, ma non ha potuto dare un apporto decisivo perché dopo un paio di minuti aveva subito un fallo che ne aveva limitato l'azione, anche se bene o male si era ripreso e aveva cercato naturalmente anche lui di contribuire al pareggio dell'Inter, che non è arrivato. Ascoltiamo da Mediaset Antonio Conte, allenatore dell'Inter. Penso più che altro ci siano dei limiti per affrontare campionato e Champions League a livello numerico, a livello di rosa. Penso più che altro questo, anche perché arrivi a giocare tutte le partite, alcuni giocatori devono giocare sempre tutte le partite, e secondo me alla fine qualcosa paghi, anche se il primo è colpa che noi dobbiamo fare con noi stessi, perché abbiamo fatto degli errori incredibili anche oggi. Però mi riesce anche difficile dire qualcosa ai calciatori, perché tanti stanno giocando ininterrottamente tutte le partite. Ripeto, a me dà fastidio poi trovare attenuanti, alibi e tutto. Sono incazzato nero, quindi mi dispiace, perché in questi momenti uno un po' più furbo viene qui e mostra la bella faccia. Mi dà fastidio enormemente oggi aver perso qui in casa del Borussia Dortmund, dopo che avevi dominato il primo tempo, l'avevi fatto anche a Barcellona. Mi dispiace perché, ripeto, si lavora tanto, però alla fine poi quando hai queste delusioni viene cancellato tutto il lavoro. Questo mi dà molto fastidio, non vedo nessuna richiesta al club, quindi noi siamo con questi andremo in battaglia e lotteremo, quindi noi più di quello che stiamo facendo, lavorare a 2000, non possiamo fare. Poi il club che faccia le sue riflessioni, le sue considerazioni, visto che comunque vedo sui giornali che ci sono sempre elogi sperticati per mercato, contromercato e cose, io dico che comunque tutti quanti abbiamo sbagliato qualcosa, secondo me, nel progettare la stagione. Siamo in emergenza con 3 giocatori che stanno infortunati: Asamoah, Gagliardini e D'Ambrosio, quindi questa per noi è emergenza. Anche le altre squadre hanno infortuni, ma nessuno se ne accorge. Noi qui invece ce ne accorgiamo. Comunicazione in evoluzione. Consulenzapubblicitaria.com promuove il tuo marchio su radio, podcast, internet, e realizziamo il tuo podcast aziendale. Ed inoltre valutiamo incarichi di ricerca main sponsor per squadre di calcio. Consulenzapubblicitaria.com. Comunica in sintonia con i tempi. Sali a bordo su Speciale Calcio e giriamo l'Italia insieme. Quante volte hai pensato di cambiare vita? Sulle meravigliose colline di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, località famosa nel mondo per il Giffoni Film Festival e per la nocciola tonda di Giffoni, si vendono terreni agricoli a condizioni di assoluta convenienza. Ritrova nella serenità della natura una nuova prospettiva di vita. Maggiori informazioni, invia una mail a info@pietrocesaro.com. In questo periodo proponiamo un sottotetto di 25 metri quadrati a soli 15.000 euro e appezzamenti vari come castagneto, seminativo ed uliveto. Classe energetica esente. La Juventus esce vincente dalla trasferta
sconfitta a Mosca 2-1, il vantaggio dopo una punizione calciata da Ronaldo, tocco finale di Ramsey e il 2-1 allo scadere del match con un colpo di tacco di Higuain che ha servito Douglas Costa per fissare il punteggio. Il pareggio a San Siro dell'Atalanta davanti a 35.000 spettatori, 1-1 col Manchester City che le permette ancora di giocare le prossime due partite per il passaggio del turno vincendole entrambe. In vantaggio la squadra di Guardiola col mattatore dell'andata Sterling, hanno mancato il raddoppio per un rigore tirato fuori da Gabriel Jesus e il pareggio bergamasco segnato di testa da Pasalic. Martedì alla San Paolo il Napoli avrebbe potuto già chiudere la qualificazione ma è stato fermato sull'1-1 col pareggio siglato da Lozano per quanto riguarda la squadra partenopea. Qualche altro risultato: se il Borussia Dortmund ha recuperato 3 gol, non è stato da meno il Chelsea arbitrato da Rocchi in quella circostanza, stava perdendo in casa 4-1 con l'Ajax per poi raggiungere il 4-4. Il Paris Saint-Germain invece vince di misura 1-0 col Bruges, rete di Cardi, ma i belgi si sono fatti parare un calcio di rigore. Il giovedì dedicato all'Europa League, dove uno strano destino ha accomunato le due squadre di Roma che hanno perso con lo stesso punteggio 2-1 al 95esimo, la Lazio in vantaggio con Immobile, poi si è fatta pareggiare dal Celtic Glasgow che era il suo avversario con Forrest e l'1-2 di Incham. La Roma era in svantaggio con un autogol di Fazio e poi lo stesso Fazio, quasi con lo stesso movimento tecnico, una scivolata più incisiva, quella che ha portato al pareggio la Roma, in scivolata ha dato il pareggio, ma poi la beffa, abbiamo detto appunto, al 95esimo, in questo caso di testa, con Thuram. Qualche altro fatto accaduto nei campionati esteri, in campionati stranieri: si è giocato il primo derby di Berlino proprio in occasione del 30° anniversario della caduta del muro. L'Union Berlino ha sconfitto 1-0 l'Hertha Berlino, rete di Polter su rigore all'87esimo. Sconfitta del Paris Saint-Germain, passiamo in Francia, col Dijon nello scorso turno di Ligue 1, nonostante il vantaggio di Mbappé e la sua esultanza braccia concerte. Sul finire del primo tempo Schullar ha ribadito in rete una respinta del portiere per l'1-1 e poi nella ripresa il 2-1 di sinistro di Cadiz. Dijon che veleggia nelle ultime posizioni della classifica, Paris Saint-Germain che ha avuto comunque diverse occasioni, un palo, poi una traversa di testa di Icardi e Cavani si è reso anche lui pericoloso. Nella Major League Soccer, in attesa della finale Seattle-Toronto, il giocatore messicano di LAFC, l'altra squadra di Los Angeles, Carlos Vela, ha vinto il premio Landon Donovan 2019 MVP della Major League Soccer. Grazie ai suoi 34 gol e 15 assist, Vela ha preceduto Zlatan Ibrahimovic e Josef Martinez. Passiamo in Svezia, epilogo thriller nell'ultima giornata della Svenskan, la Serie A svedese. Alla fine del primo tempo il Djurgården, cui bastava un solo punto per vincere la competizione, il campionato, stava perdendo 2-0 con Norrköping, mentre Malmo e Hammarby stavano vincendo, per cui si trovavano tutte e tre a 65 punti alla fine del primo tempo, con il Djurgården che aveva anche una peggiore differenza reti e il Malmo la migliore, quindi il Malmo avrebbe vinto il campionato se si fosse fermato naturalmente nel primo tempo. Ma nella ripresa il Djurgården, come un copione scritto, prima corsa alle distanze con Karlström e poi pareggio col solito Touré per il 2-2 finale per il 12° scudetto. Invasione di campo più latina che scandinava, che ha dimostrato il grande interesse per il campionato nazionale. In questo caso parliamo della Svezia, ma a dispetto anche del futuro progetto della Superlega, in ogni nazione si mostra un interesse, diciamo, viscerale per il proprio campionato nazionale, e qualcuno al di là dei ricavi e degli interessi dovrebbe notare come siano ancora oggi i campionati nazionali a creare ancora tifo e passione tra i tifosi, un fatto confermato anche dalla Pay TV Sky e a suo tempo Mediaset, che hanno visto incrementare gli abbonati più per la visione dei campionati nazionali che per la Champions League. Ascoltiamo il direttore sportivo del Djurgården, molto emozionato, Boss Andersson. Så gör man det här, vi har en stark tro.
E se qualcuno conosce lo svedese ha potuto anche capire cosa ha detto il direttore Boss Anderson, ma avendo visto il match posso garantirvi e confermarmi che era molto emozionato, trattenendo le lacrime a dispetto della glacialità del carattere scandinavo. Torniamo in Italia, in settimana sedicesimi di finale in gara unica della Coppa Italia di Serie C, Padova e Vicenza si sono incontrate due volte in quattro giorni. In campionato big match d'alta classifica, vinto la scorsa domenica 1-0 dal Padova, al Menti di Vicenza, ma Leuganeo di Padova in Coppa Italia, sonora rivincita del Vicenza per 4-1 che passa il turno. Esce dalla competizione la Coppa Italia il Monza di Berlusconi, sconfitto 3-2 in casa dalla Propatria ai supplementari. Passa il turno il Catanzaro 2-0 al Monopoli, eliminata la Viterbese 1-0 in casa, ha perso contro il Teramo, e desta curiosità il fatto che in questo turno sono state eliminate le finaliste della scorsa edizione, Monza e Viterbese, Viterbese che erano detentori perché avevano sconfitto proprio all'ultimo minuto il Monza nella finale di qualche mese fa. L'Avellino passa il turno 2-1 alla Cavese nel derby, esce anche la Regina sconfitta 3-2 dal Potenza, e passa il turno la Juventus Under 23 1-0 sull'Alessandria. Passiamo adesso alla storia, ma la introduciamo prima della sigla con una nota, nel senso che oggi parleremo brevemente di Gigi Riva, che ha festeggiato in settimana i 75 anni. Ascoltiamo alcuni passaggi tratti da Speciale Calcio Storia dedicato appunto a Gigi Riva, la cui versione integrale la potete ascoltare su www.pietrocesaro.com, reindirizzato al canale Spreaker. Speciale Calcio Storia. Speciale Calcio Storia. Luigi Riva, detto Gigi, è nato a Leggiuno il 7 novembre 1944 ed è un ex calciatore italiano di ruolo attaccante, campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Considerato uno dei più forti giocatori italiani di ogni epoca, occupa la 74esima posizione nella specifica classifica dei migliori calciatori del XX secolo, stilata dalla rivista World Soccer. Nella stagione 1969-70 ha contribuito alla vittoria dell'unico scudetto della storia del Cagliari, laureandosi per la terza volta in carriera capocannoniere del campionato. Dopo essere stato brevemente presidente del Cagliari nella stagione 1986-87, ha ricoperto il ruolo di team manager della nazionale italiana dal 1990 al 2013. Nel 2011 entra a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i veterani. Il 9 febbraio 2005, presso l'aula consiliare del comune di Cagliari, il sindaco Emilio Floris gli concesse la cittadinanza onoraria. Pensavo io, la prima volta che sono andato a Cagliari, è che sicuramente non rimanevo lì. Quando sono andato a vedere il campo non c'era un filo d'erba, era un deserto, però calcio, la passione, la voglia, i tuoi compagni. La rabbia e un'infanzia difficile si sono sublimate nell'incanto del gol. Luigi Riva da Leggiuno, il timido ragazzino venuto dalle valli del nord, è ora all'alfiere di una piccola squadra di provincia, in grado di lottare con le grandi potenze calcistiche di Milano e Torino. E nella Sardegna, Riva ritrova quello che aveva perduto. Si è creato dentro di me un punto d'appoggio importante. C'era il pescatore che, perché hai fatto gol, ti portava a casa sua, ti faceva mangiare con i suoi figli, ti trattava come un parente. E lì pian pianino mi sono accorto che mi stavo appoggiando di nuovo a una regione, a una città che mi stava dando una seconda famiglia praticamente. È un bel ragazzo, ma interessa le signorine, a noi, per noi non interessa. Le donne sposate non interessa. Ma è un bel ragazzo. Un bel ragazzo, sì. Abbastanza direi. È il migliore che esista al mondo. Non lo sostituisce nessuno, ma proprio nessuno. Il migliore con la O del mondo. Di tutti i tempi.
Speciale Calcio Storia. Speciale Calcio Storia. Attenzione, se vuoi sviluppare una tua attività nel magico mondo del podcasting, sono in vendita i domini podcastcalcio.com e radiopodcastsport.com. Scrivi il nome del dominio e inoltre un'offerta. Podcastcalcio.com e radiopodcastsport.com. Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale Calcio Storia. Con più di 400 trasmissioni da settembre 2009, Speciale Calcio è il programma radiofonico multipiattaforma ascoltabile in tutta Italia in syndication radio FM, in syndication web radio, in onde medie, sul digitale terrestre e in podcast su diversi canali di YouTube e Spreaker, su Google Podcasts e su Alexa e Google Speaker. E anche sulla app Fortune.fm. Un saluto da Pietro Cesaro.